qui per vincere bisogna imparare a perdere, dicevo quello là un giorno. Bisogna saper perdere. Guarda! Saper vincere. Oh, ma dov'è il clan? È morto il clan, non parla più nessuno. Ma metta che gli scrivi grazie. È vero. Una persona che viene qui e compra un libro, che cosa gli devo scrivere? Con affetto, con amicizia. Grazie perché è venuta qui e ha comprato il libro e vuole fare qualcosa per la musica. Bravo Jurman. Cosa posso dire io? Due bambini che hanno invaso il terreno umano, no, là si paga, io i soldi non li prendo mai perché passano da altri confini. Niente, volevo ringraziarvi per la bellissima serata. Questo è il finale, la nuova non è forse gli abbiamo detto che più tardi siamo tutti a casa sua. A mangiare, no, perché ha deciso di farti a mangiare per tutti. Non i pomodori. Si è preoccupato un attimo. Io sono preoccupato dei padroni che ho alle spalle. Che io sono un ebraico, i padroni guardano i soldi, ma anch'io non sono il proprietario di questo titolo. Ma no, ma tu sei un grande, io ho visto mille persone, ma non è un ho capito di cosa e basta. L'ibraio è un uomo d'amore, ragazzi, fatemi levare una cosa. Come che legge questo libro? Ecco, fammi una domanda, fammela! No, dai, come che legge questo libro? Poi dopo, sì. Non l'ho letto, mi sto passando di qua, ecco, cosa, diciamo, rimane? Divento cantante? No! Se si può diventare cantante con un libro, a questo punto avrei comprato un miliardo di librerie, e non sarei in giro di insegnare. No, intendo. Sicuramente c'è una chiarezza. Questo libro cerca di fare chiarezza su tutto quello che è il canto, quello che si dice sul canto, che se ne sono dette troppe. Quindi cerchiamo di fare chiarezza, di capire che il canto e lo studio del canto è una cosa molto seria, ha a che fare con l'arte, che vale con l'etica dell'arte. Quindi rimetto ciò che è scritto un cantante, cosa dovrebbe fare e con qual è l'approccio anche allo studio del canto. Quindi sicuramente è d'aiuto anche per gli stessi. Da un uomo che non lo è, comunque vuole iniziare, è un po' bello, eh? Quello è il mio cuore. È caduto per terra. Poi, no, il mio cuore. Ci sono dei consigli che spiega che poi ci sarà un sistema di tasse. Però quello che ti rimarrà, c'è una continua continua. C'è una continua, chiaramente. Però diciamo che basta. Qualsiasi cosa rimarrà, scrivetelo sul sito. Mi è rimasto questo. Magari mi ha fatto schifo. Spero di no. No, è bellissimo. Però se dovesse farvi schifo, ecco, scrivetemelo sul sito. Ma lei di agosto. Va bene, c'è un'altra domanda. Ma secondo te i ragazzi di oggi sono mediamente più stonati di quelli di 20 anni fa? No, erano stonatissimi una volta. Allora, attenzione. Pronti. I ragazzi di oggi, a parte che c'è una chiarezza, c'è un chiarimento sul termine, dal mio punto di vista stonato non esiste. Bravo! Comprate il libro! I ragazzi hanno come riferimento dei cantanti di livello molto alto, quindi è facilissimo trovare per strada un ragazzo che invece di ascoltare, che ne so, Albano, per farci come riferimento, ascolta qualcosa che ha a che fare con Alicia Keys, con tutti i personaggi che hanno una vocalità molto stretta. E quindi in realtà sono molto più preparati istintivamente di quello che noi possiamo pensare. Quindi sono più preparati. Sì, purtroppo sì. Purtroppo è da dire perché ci sono un sacco di... La sensazione che ho io è che secondo uno ascolta e pratica poco.
Sì. No, più bello ancora, ragazzi. Se volete tanto, se volete tanto, lo dico. Canta insieme alla voce guida. Ma non lo dico anch'io. Quello è un altro discorso. Quando va a cantare, mi sono quello è un altro discorso, però quello che diceva, cioè i dati che diceva, noi abbiamo un cervello che sin da piccoli avevamo quello davanti, che diceva mamma, papà. È chiaro che se invece di uno che diceva mamma, papà, da subito ci insegnavano lo show lingua, per intenderci, avevamo un cervello un attimino proprio abituato a ricevere dei dati difficili. Quindi oggi quello che i ragazzi ascoltano sono canzoni di livello molto alto, di preparazione canora molto alta. Questo è la realtà. Poi chiaramente quello che passa la radio e che passa e che il commercio fa è un altro discorso. Quindi ripeto, è una questione, le vendite dei concerti di grandi artisti. Alla fine io vedo un sacco di ragazzi, cioè Stevie Wonder a Milano, c'erano sì persone che avevano la mia età, per intenderci qualcosina di più, qualcosina di meno, c'erano anche molti giovani, siccome non si parla di 500 persone, ma decine di migliaia di persone, così è importante.